Buongiorno a tutti. Cominciamo oggi con questo video a vedere quelle che sono le array function, cioè quelle funzioni o quei metodi che ci consentono di manipolare gli array di oggetti in particolar modo, molto in maniera molto, molto comoda in JavaScript e ci consentono di risparmiare decisamente del tempo. Anzitutto, io mi sono preparata un array di oggetti, un array di persone, l'ho chiamato people. E poi ho aggiunto una serie di persone, ciascuna persona con un ID, un nome, un cognome e un'età. Allora ne ho aggiunto una decina, perfetto, e vedo lì di lavorare con questo array. Le funzioni che vedremo oggi sono map e for each, che sembrano inizialmente simili, però in realtà hanno un output differente. Cominciamo con la prima, la funzione map. E quindi andiamo a vedere a cosa serve. Map, ci viene in aiuto Copilot, serve per creare un nuovo array con i risultati della chiamata di una funzione per ogni elemento dell'array. Facciamo un esempio. Vogliamo, ad esempio, andare a stampare il nome completo delle persone, degli oggetti di questa lista. Ok? E allora possiamo usare la funzione map che ci tornerà appunto un array costituito da elementi che sono nome e cognome di ciascuna persona. Cominciamo a crearci quindi una funzione che ci costruisce il nome e il cognome. La chiamo function full name. Ovviamente a questa funzione dovremo passare una persona, person. Questa funzione return. Volevo usare la sintassi del backtick, quindi incolliamoci i due backtick, oppure ricordo tastierino numerico alt 96. Costruiamoci la stringa, template literals, l'abbiamo visto qualche video fa, quindi dollaro, person nome, person cognome, perfetto. Full name di ciascuna persona. Dopodiché andremo a passare questa funzione alla map function. Quindi ci creiamo una costante, people full name, a quale assegniamo il valore di ritorno di people.map e al metodo map, funzione map, passiamo questa qua. Allora, anzitutto, cos'è che stiamo passando? Una callback? Avete visto? L'abbiamo visto nel video precedente, per questo l'ho voluto fare. Perché le funzioni che vedremo oggi, o metodi, prendono come argomento una funzione, cioè una callback. Cosa fa questa people.map? Ci ritorna un array che andremo ad assegnare a una costante. Se adesso facciamo un console log di people full name, salviamo. Allora, allarghiamo qua, vedete che proprio abbiamo un array in cui ciascun elemento dell'array è la stringa costituita da nome e cognome. Tuttavia, quando si usano queste funzioni qua, questi metodi qua degli array, è molto più agevole utilizzare la sintassi freccia, cioè le arrow function. Quindi andiamo a scrivere function full name sotto forma di arrow function. Entro questa riga di codice e la rifacciamo. Ovviamente avremo sempre il const people full name scritta sotto forma di arrow function. Quindi People map. Cosa passiamo come argomento? La funzione. Cosa fa questa funzione? Prende ogni persona, quindi persona è l'argomento, e per ogni persona mi ritorna questa stringa, il nome e il cognome della persona. Il metodo map applica questa arrow function a tutti gli elementi dell'array persone. Verifichiamo, il risultato è esattamente lo stesso come vedete, un array con tutti i nomi e cognomi. Questo è quello che fa la funzione map. Cosa fa invece for each? Allora, for each lo possiamo usare per lo stesso scopo, però non ci tornerà un array. For each esegue semplicemente una funzione che sarà questa, la stessa, per ogni elemento dell'array, molto semplicemente. Quindi possiamo andare a chiamare people
for each. A questo for each dobbiamo passare una funzione che ci ritorna il nome e il cognome di ciascuna persona. Quindi, questa funzione, scritta sempre come arrow function, prevede sicuramente person, freccettina, apriamo il corpo della funzione e avremo un console.log di che cosa? Del cognome e del nome, facciamo un copia qui e un incolla qui, della singola persona. Salviamo, qua scusate perché il for each function è con la E maiuscola, vediamo cosa è successo. Allora, questo primo, vedete che l'array è l'output di questo qua, console.log people full name. A seguire avete semplicemente una lista di persone, nomi e cognomi, che è esattamente questo qua, il console.log. Quindi il for each cosa ha fatto? Ha preso questa funzione, arrow function, comunque una qualsiasi funzione, e l'ha eseguita per ogni elemento dell'array, ma non mi ha ritornato nulla. Quindi nel for each la funzione che passiamo al for each, al metodo for each, deve comunque avere un output, deve fare qualcosa, se no non andiamo a visualizzare nulla. Questi sono i primi due metodi degli array. Per questo video è tutto, ci aggiorniamo domani o comunque prossimamente con un video, un nuovo video sulle metodi degli array e vedremo sicuramente metodi filter e find e forse qualcos'altro ancora. Grazie per l'attenzione e al prossimo video!